Ciao e benvenuti all'Assemblea Generale di Fratelli dell'Uomo. Questo video nasce dall'intento di raccontare l'anno trascorso all'insegna di un ponte tra passato e presente, tra cambiamenti e punti fermi, un ponte sempre più solido tra i nostri partner nel sud del mondo e l'azione che svolgiamo qui. E come raccontare tutto ciò se non attraverso le parole del nostro fondatore Adolfo Soldini? Già, perché ancora oggi queste parole ci rappresentano con forza. Quindi, buona visione e voce allo staff di Fratelli dell'Uomo. 1976-2016, volontari di ieri e di oggi. Ai nostri animatori sta più a cuore conoscere l'ambiente umano nel quale dovranno operare piuttosto che sbalordire con risultati spettacolari. Essi agiscono per lo sviluppo armonioso ed equilibrato delle popolazioni interessate nei settori dell'educazione, sanità e agricoltura. Le difficoltà sono enormi e i risultati non sono subito evidenti perché, lavorando per la promozione umana, essi non appaiono che dopo molti anni di attività e di perseveranza. Dopo 40 anni i nostri volontari sui vari territori continuano a lavorare in rete con vari soggetti per costruire percorsi e progetti che portino le persone, i ragazzi e le ragazze nelle scuole, gli amministratori pubblici ad ampliare il loro sguardo e creare cittadinanza attiva, convinti che solo cambiando i nostri stili di vita qua ed ora si potrà provocare un cambiamento autentico e duraturo. (1984-2016) Una certa idea di sviluppo. Quello che viene comunemente definito sottosviluppo del sud del mondo è generato da complessi meccanismi che quasi sempre coinvolgono anche le società dei paesi ricchi e industrializzati e i nostri modi di produrre e di consumare. Per combattere questi meccanismi è necessario costruire una solidarietà più completa, più matura, che non si esaurisca nel dare, ma che miri ad agire contemporaneamente e in forma concertata al nord e al sud del mondo. In questa ricerca di forme di solidarietà integrata, il sostegno alle iniziative del sud del mondo rimane sempre l'elemento prioritario. Adesso cerchiamo però di affiancare un maggior numero di iniziative, in Italia e in Europa, volte a combattere i meccanismi del malsviluppo, che colpisce anche le nostre società. Siamo coscienti dei nostri limiti e delle difficoltà dei compiti che ci proponiamo. Non pretendiamo perciò di risolvere i problemi dello sviluppo, ma sappiamo di non essere soli. 1985-2016, mobilitare le coscienze. In Europa Fratelli dell'Uomo non vuole più agire solo per mobilitare le risorse necessarie per portare avanti i programmi nel sud del mondo, ma mobilitare le coscienze, e questo significa agire per informare, sensibilizzare, promuovere delle campagne di opinione capaci di intervenire sui meccanismi che ostacolano, direttamente o indirettamente, lo sviluppo autonomo delle popolazioni con cui vogliamo essere solidali. Nel sud del mondo abbiamo progressivamente ridotto gli interventi guidati dai volontari e assunto il principio del partenariato, che valorizza al massimo il ruolo propulsore e le iniziative delle associazioni locali, che sono le uniche a possedere quel patrimonio di conoscenze e di cultura, garanzia di un corretto approccio ai problemi delle popolazioni del sud del mondo. (1987-2016) Cosa intendiamo per partner? Organizzazioni di base, movimenti sociali, reti e associazioni contadine o urbane, ONG locali. In sostanza, gente del luogo che conosce bene la propria realtà, che sta già lavorando, senza aspettare l'arrivo di qualcuno da fuori per farlo, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita delle fasce più povere della popolazione, difendere i diritti dei più deboli, garantire l'accesso alla terra, alla salute, al lavoro, all'alimentazione. Il sostegno di Fratelli dell'Uomo può essere destinato a un progetto specifico, ma è sempre un mezzo per fare in modo che i partner locali occupino lo spazio che loro spetta all'interno della propria società.
1993-2016, la solidarietà su basi paritetiche. Si continua spesso a vedere il sud del mondo come uno spazio vuoto, bisognoso di tutto, cibo, medicina, attrezzature, con relativi esperti che gestiscono gli aiuti. Eppure questo sud del mondo è estremamente ricco di forze sociali, fermenti di cambiamento, di organizzazioni popolari con chiare strategie di azione, che non hanno bisogno di assistenzialismo né di esperti che vadano a dire loro cosa devono fare, ma che cercano un rapporto di alleanza e solidarietà su base paritetiche e di reciproco rispetto, per portare avanti le loro lotte in difesa dei diritti fondamentali. La democrazia, il lavoro, la terra. La nostra esperienza ci insegna che quando si riesce a instaurare il dialogo ed un rapporto di fiducia e collaborazione con queste forze sociali, con questi partner, si entra in una sfera reale di cooperazione. Meno mediatica, meno impattante magari, perché i risultati si vanno definendo nel lungo periodo, ma con una maggiore aderenza al tessuto sociale locale. 1994. Senza impegno civile non c'è mondo civile. Il titolo della campagna vuole essere emblematico dei principi che guidano l'azione di Fratelli dell'Uomo ed un richiamo alle responsabilità di tutte le società civili di fronte agli enormi squilibri tuttora presenti a livello internazionale e all'interno dei singoli paesi. La costruzione di un mondo più vivibile, più civile appunto, non può essere delegata. È un qualcosa che, lo si voglia o meno, coinvolge tutti noi, individualmente e come membri della collettività, tanto al nord come al sud. . 1999, Fratelli dell'Uomo compie 30 anni. Adolfo scriveva: centinaia di progetti di sviluppo realizzati in 30 anni di attività hanno dato concretezza all'azione, ma l'elemento di fondo sempre presente è la costante tensione a favorire la crescita e il rafforzamento di gruppi e organizzazioni rappresentativi delle società civili locali, affinché, facendo leva sulle risorse umane, culturali ed anche finanziarie del posto, diventino promotori e attori di uno sviluppo costruito dal basso, con un conseguente rafforzamento della società civile e della partecipazione democratica. Sono passati altri quasi 20 anni. Cosa è cambiato? Nulla. Se dicessimo Fratelli dell'Uomo compie 50 anni, tutto il resto potrebbe rimanere come allora. È cambiato il contesto, cambiano i referenti, i finanziatori, ma non cambia lo spirito e non cambiano gli ideali, ed essere fedeli e coerenti con le proprie convinzioni è un punto di forza.